Sì, ci tocco, sì. Aspetta. Ah, ok. Dietro la pedana. Ok. Qua, tra il cambio e la pedana. Quindi qua. Sì, lo riesco a prendere anche da qua. Però non va giù. Ok, ci sono circa. Vai. Woohoo! È una piccola. E questa è una grossa. Si intuisce subito, è facile, è comoda. No, è bella, bellissimo motore oltretutto. Pronta, è una figata. Posso andarci dopo ancora? Ma è fighissima, è comodissima. Hai visto di lasciare le moto in marcia quando le fermi? Ah, scusa. Anche con la tua, madonna. Ecco, praticamente questo sarà il test ride del CB650R, iniziato in una maniera molto particolare. Mi stai antipatico, cavalletto. Mamma mia, se mi stai antipatico. Ok, attualmente, dopo aver provato un po' questa moto... Vabbè, siamo all'inizio, sto provando il CB650R di quel ragazzo lì, 95 cavalli, traction control, settato su due livelli? No, traction control attivo o non attivo? Boh, ok, perfetto. Vari porta cosi. Lo tieni premuto, ti compara la spia con la barrata, vuol dire che è spento. E vuol dire morte. Non cambia molto. Mentre vai non è invasivo, c'è un cappello davanti. Non è invasivo, serve solo proprio quando sei tipo in prima che spalanchi di brutto e si alza, non te la fa alzare o non ti fa scodare. Ah, ok, sì. Ah, beh, certo. Quando vai non te ne accorgi neanche. Ok, 105 cavalli, sì, 105, buonanotte, 95 cavalli di pura potenza ondistica, 4 cilindri ondistici, tiriamo la frizione ma tanto è in neutral, comoda muovere la mia, eh. Sì, ho preso un cazzo. Accendiamo. Tutto un altro sound, eh? Vai avanti tu che hai la navigation. Ok. Guardalo, mi fa le penne con la moto. Non siamo connessi. Guardalo. C'ho la frizione lontana. A parte questa è una vera figata. Ah, sì? No? Sì?
Ma dai, sono abituata con la mia che arrivo in sesta e sono già a limite praticamente, e invece con questa vado su ed è sempre a 4000 giri, che parola! No, comunque questa si sta di brutto, No, sì, è una goduria viaggiarci. Fai conto che io con la mia devo spalancare, vabbè, di più il gas, logicamente, per arrivare a queste velocità, e poi mi si stanca il polso. Invece con questa, con questa velocità, che potrebbe anche essere un 130 per dire, ho sempre il polso in una posizione comoda, quindi non mi si affatica. E la strumentazione si vede bene tutto, con sfondo nero e scritta chiara, anche se ci si punta contro il sole si vede bene. Le sospensioni sono un pelino forse più dure delle mie, però prendono bene i sobbalzi, eccetera. È più dritta, stai più dritto rispetto alla mia. La mia è un pelino più caricata in avanti. Forse il manubrio piega un po' più alta, non so. O comunque è un pochino più alta sull'avantreno. Quindi rimane più comoda in autostrada anche per quello. Perché non ti grava molto sulle spalle, sui polsi, sulle braccia. Riprende bene a tutti i regimi, l'ho lasciata in sesta, ero a 90 all'ora e è andata su come niente, quindi ottimo. Si raggiungono bene le frecce e questa la trovo una cosa molto interessante. No, infatti non scalda tanto. Le pedaline di questa sono comode sia tenere il piede in punta sia tenerlo in mezzo, perché sono in una posizione arretrata ma al contempo comoda, arretrata ma non troppo arretrata. La frizione mi piace perché è bella morbida. Se tu gli mettessi delle leve corte diventerebbe praticamente come la mia, perché noti che quando c'hai le leve più corte fai ancora meno fatica a schiacciarla. Sì, io ho notato questo. I freni frenano, anche sulla mia finalmente frenano. Quindi i freni frenano su tutte e due queste moto, indipendentemente dai cavalli, finalmente. Vedi, in media cosa fai con un litro? Vedi, con un litro è buona. Eh sì, più o meno sono gli stessi consumi che danno su Duke 790 con la guida allegra. Allora, non ha l'ammortizzatore di sterzo, però devo dire che rimane proprio bello piantato fermo come lo metti, cioè non è che spacchetta o robe del genere, è bello piantato. Quindi tutto di culo e di braccia, tutto in piega. Ah, è fantastico! Bellissimo! Bello sto monte qua poi di fianco, è veramente bello. Un po' planato, no? Bellissimo. Bellino anche il cambio, entra bene, è corto, ha una corsa corta questo cambio. Aspetta. Te sei ridammi la mia moto, muoviti. Ah, allora, ultima cosa che ho da dire. Ok, su questa moto, che mi sono dimenticata di dire, che non ha mappature, ma con 95 cavalli non è necessario e va benissimo, va veramente bene. Ed è, e lo dico, qui lo dico e non lo nego, è l'unica moto che mi ha destato un interesse paragonabile a quelle del 790 finora, di tutte quelle che ho provato. Veramente, veramente very good. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes, and I'm at a